Rispondere ai bisogni imposti dal mercato del lavoro, dal rinnovamento tecnologico, dalla nuova organizzazione produttiva delle imprese, ma anche rispondere alla domanda di qualificazione ed aggiornamento professionale proveniente dai giovani e dagli stessi lavoratori del settore edile. Tutto questo è FIERA, formazione integrata per le energie rinnovabili e l'ambiente, progetto finanziato da Fondi Impresa ed organizzato dall'Ente Scuola Edile di Salerno, in tandem con la Scuola Secondaria di Secondo Grado e con l'Università degli Studi di Salerno. C'è bisogno di innovazione, c'è bisogno di lavorare in qualità, in sicurezza e in edilizia. Non ci stancheremo mai di dirlo, è un problema reale e a mio avviso è una sfida che dobbiamo e possiamo vincere, è una sfida che secondo me ci porta oltre quello che è la crisi e quello che è il momento attuale di grande difficoltà nelle imprese edili. Noi siamo convinti che bisogna partire dalla base, quindi bisogna partire dai ragazzi della scuola secondaria, bisogna partire dagli studenti universitari, che poi sono figure, personaggi che poi interverranno nella vita pratica e interverranno nel processo produttivo un domani. Quindi bisogna investire nella formazione già dalla base, già dagli studi scolastici. Ci sono delle responsabilità, ci sono delle funzioni ben definite, sono previste degli stage formativi anche presso gli istituti, è un progetto molto molto articolato, ci sarà una parte teorica iniziale che prevede circa 500 ore di formazione su 1000 totale, poi c'è circa 300 ore di stage di quant'altro e 100 ore legate alla vera e propria certificazione. Effettivamente noi dobbiamo lanciare questo messaggio e dobbiamo far sì che i ragazzi, le persone che si affacciano sul mondo dal mondo del lavoro conoscano questo aspetto. La certificazione delle competenze è molto importante perché quando ci si presenta per un colloquio di lavoro e si manda un curriculum in giro, se si correda in maniera adeguata probabilmente questo è veramente un aspetto vincente. Bisogna andare a certificare non solo tutti i titoli che vengono ad essere conseguiti con i percorsi formativi, ma anche le esperienze lavorative che vengono fatte sul campo senza sottovalutare nessun tipo di esperienza. Anche quella nel sociale va bene. Un altro aspetto importante che è stato sottolineato a più riprese è che un progetto del genere permette alla scuola, soprattutto intesa in senso lato, di superare la propria autoreferenzialità. Questo è vero perché in realtà si ha a che fare con altri formatori, con persone che hanno probabilmente mentalità e soprattutto che non sono chiusi nelle quattro mura e soprattutto l'interazione, la sinergia è quella che in questo momento serve per cercare di aprire le menti ad altri saperi.